Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Benvenuti a una nuova puntata del Dottore Risponde. Io sono sempre il vostro dottor Roberto Barra, medico di famiglia, e soprattutto ci occupiamo di una onlus. Abbiamo fondato una onlus insieme anche a qualche altra persona e cerchiamo con questa onlus Salute in Collina, che ci potete trovare su Facebook e oppure informandovi presso lo studio di via San Gennaro al Vomero numero 20 o di via D'Annibale numero 7, dove potete iscrivervi e poi potete usufruire di tutte le nostre iniziative. Stiamo facendo delle visite specialistiche gratuite, abbiamo fatto la visita dermatologica, abbiamo fatto la pneumologica, abbiamo fatto visite gastroenterologiche, cardiologiche, in questo momento non mi sovviene altro. Ma lo abbiamo... sportello d'ascolto? No, quello poi a parte. Adesso sto parlando solo delle visite mediche, diciamo, ortopedica. Dopodomani faremo la visita posturologica. Quindi, insomma, stiamo cercando di darci da fare quello che possiamo fare, riusciamo a fare. In più, cerchiamo di occuparci anche della salute mentale delle persone, perché oggi, un poco per il Covid, un poco per lo stress della città, per lo stress della vita di tutti i giorni, eccetera, di questo Napoli che ancora non riesce a vincere lo scudetto perché pareggia con la Salernitana, quindi cerchiamo di dare un apporto psicologico alle persone. Nello studio San Gennaro Antignano, per il martedì e il mercoledì mattina, ci sta uno sportello di ascolto dove ci sono una psicologa e una counselor a disposizione di chi vuole andare a sfogarsi un poco, non fisicamente pigliarle ammazzate, ma poter dire un poco i loro problemi, ma pure lamentarsi soltanto. E poi abbiamo organizzato dei gruppi di autoaiuto per la depressione, specificamente per la depressione post-Covid, ma va bene per qualunque tipo di depressione. Sono dei gruppi che sono nati, i gruppi di autoaiuto nei paesi anglosassoni, per le dipendenze da alcol, da stupefacenti, per aiutare le persone che aiutano i malati cronici, i caregiver, badanti, diciamo così. Tutte queste cose cerchiamo piano piano di allargare, di farne quanto più possibile. Se voi avete bisogno, dovete andare su Facebook, trovare il numero di telefono della onlus e mandare un WhatsApp, oppure iscrivervi attraverso Facebook alla onlus, e a quel punto riceverete il programma che noi di mese in mese rinnoviamo, perché non sappiamo chi riusciamo a ritrovare il mese successivo, e andiamo avanti con il nostro programma. Per quanto riguarda la parte psicologica, diciamo che è un pochettino la nostra più forte. Noi ci dedichiamo in particolare a questa parte di supporto alle persone, perché pensiamo che prima di tutto ce ne sia molto bisogno, e poi che invece il sistema sanitario è piuttosto carente in questo senso, e allora cerchiamo di venirvi incontro. L'amica counselor Flavia Letizia, oltre a fare counseling per quando sarà necessario, si vuole occupare, vuole organizzare un particolare tipo di gruppo che pensa possa dare sicuramente un supporto alle persone un po' stressate. Di cosa
sto parlando. Stiamo parlando della meditazione, quindi buonasera, sono Flavia Letizia, counselor della Gestalt e dell'analisi transazionale e mi occupo oltre che di counseling anche di meditazione, che è una cosa della quale in questo momento veramente avremmo tutti quanti molto bisogno, perché la meditazione è un po' un ritorno a sé, quindi anche a un ritmo che è molto più, diciamo, umano. Proprio perché viviamo in un momento in cui ci vuole, siamo stressati da qualsiasi cosa, la meditazione non dà soltanto proprio un supporto per quanto riguarda un ritorno a sé, quindi a un ritmo più calmo, ma dà anche un aiuto per tutte quelle persone che si vogliono conoscere un attimino più in profondità. Perché diciamo. Nel lavoro di counseling dà un apporto importante, in quanto mi sto perdendo un pochino. No, ha un rapporto importante, ma la meditazione si deve fare da soli oppure si può fare anche insieme? Allora, la meditazione sicuramente è un qualcosa che deve essere introdotta da qualcuno che già la sa fare. Perché spesso e volentieri vediamo quelle persone che sono sedute, che stanno, sembrano che stanno in contemplazione, quando in realtà la meditazione è proprio un qualcosa che invece vuole calmare la mente, no? La mente spesso è affollata da tanti mille pensieri, possiamo andare un po' nel passato, possiamo andare nel futuro, ci possiamo far prendere dall'ansia da quello che devo fare domani, la spesa, la lavatrice, mille cose. Invece la meditazione è proprio ritornare a un momento Con se stessi. con se stessi ed è un ritornare al corpo ed è significa stare proprio nel qui e ora, quindi io inizio a prendere contatto con tutto quello che sento, quello che è il mio mondo interiore, perché la mia mente, come ho detto prima, può viaggiare. Io adesso con la mente posso fantasticare addirittura di stare alle Maldive Che bello. Fantastichiamo. posso fantasticare. Invece la meditazione è qualcosa che mi porta anche un attimo a un contatto con la realtà. Quindi io mi fermo, sto qui nel qui ed ora e mi inizio ad ascoltare. Spesso all'inizio può sembrare una cosa che è molto faticosa, perché noi non siamo proprio abituati, perché siamo sempre presi da mille cose da fare. Nel momento in cui ci fermiamo può diventare anche problematico, perché non sappiamo ormai più stare fermi e avere un contatto con noi stessi. Nel momento in cui, perché poi è anche utile in un lavoro di conoscenza di se stessi, perché spesso ci sono tante idee che ci guidano nei nostri comportamenti e queste idee però sono anche un po' falsate, cioè nel senso che immaginiamo per esempio di dover avere un ruolo specifico, di essere una brava mamma, di una brava compagna, una brava figlia e non diamo ascolto invece a quello che è un po' anche la nostra voce interiore, cioè magari io in quel momento sento di voler fare altro, però il mio ruolo mi imprigiona in un comportamento dettato da uno schema, perché qualcuno mi ha insegnato che se sono una brava mamma, faccio un esempio, tanto per dirne una, non posso dedicare del tempo a me stessa, altrimenti sono una persona egoista. Quando invece, magari ascoltandomi, quindi andando a un livello un attimo un po' più profondo nella conoscenza di me, io ho bisogno di una pausa, ho bisogno magari di prendermi un momento per me stessa, ho bisogno di non fare quella determinata cosa e mi ascolto poco e quindi iniziano anche spesso e volentieri i momenti stressanti, si arriva ad avere l'ansia. L'ansia è proprio qualcosa che indica che sto accelerata con il pensiero, sto immaginando magari spesso e volentieri qualcosa che non c'è. E quindi il beneficio della meditazione è proprio ritornare un attimo e ascoltare, ma io che cosa? Quello che c'è. Esatto. Sì, quello che c'è. Però è anche un, mi farebbe piacere anche sottolineare qualcosa di diverso, perché il contatto con il corpo ci dà un messaggio più profondo rispetto a quello che è la mente. Mi spiego meglio, perché noi con la mente possiamo sempre fare riferimento a questi schemi, quindi mi devo comportare così, perché la mente è fatta proprio per catalogare, per abbreviarci proprio anche. Darci delle cose etiche, delle decisioni,
come prima dicevi tu, il fatto della mamma. Io penso che una mamma, per essere una brava mamma, deve pure stare bene in contatto con se stessa. Deve stare bene in Quindi contatto con è una cosa che fa bene pure poi a fare la mamma. Fa bene a stare la mamma, fa bene alle relazioni, perché ognuno di noi ha bisogno di uno spazio proprio. Spesso e volentieri ci invadono, ma noi non sappiamo dire di no. Invece prendere anche un momento, veramente fermarsi un attimo, ascoltarsi e domandarsi: ma io in questo momento di che cosa ho bisogno? E si parte dal corpo, alle volte si parte proprio da: ma come mi sento in questo momento? Magari posso iniziare a scoprire tutta una serie di tensioni che sono nel corpo, che magari ho un dolore alla spalla, mi posso sentire tesa, magari alla pancia, perché nella pancia, per esempio, si accumula molto lo stress, la rabbia, il nervosismo, e quindi è un entrare in contatto. Magari io posso immaginare: no, io sono una persona sempre calma, non mi arrabbio mai, e invece in uno strato un po' più profondo la stiamo semplicemente accumulando. Pensiamo che non c'è, però in realtà potrebbe essere che da un momento all'altro esplode perché la stiamo soffocando. Però questo non è fisico. Però si avverte a livello fisico. Si riesce a avvertire a Si livello riesce fisico. a avvertire perché iniziamo a prendere molta più confidenza con noi stessi durante la meditazione, perché dice: ah, aspetta, ma io qua adesso forse c'è qualcosa nella pancia che mi bolle, perché non a caso se dobbiamo esprimere, per esempio, la manifestazione della rabbia, per esempio, dici: non ci vedo più dalla. Oppure magari mi posso fare rossa perché la rabbia in quel momento mi sta portando proprio, diciamo, un qualcosa di fisico, e quindi la posso riconoscere. Se entro in contatto con le mie sensazioni corporee, entro anche inevitabilmente con quelle che sono le mie emozioni. Però perdonami, io ti faccio domande perché lo sai che sono Sì. curioso. Se io sento che sto male con la pancia, nel Sì. Esatto. momento in cui sto, ho qualcosa di teso nella pancia, che faccio con la meditazione? Come faccio a migliorare questa situazione o a cambiarla? Non lo so, posso migliorarla? Allora, mi hai fatto un'ottima domanda, perché in realtà la meditazione è semplicemente l'osservazione di quello che c'è. Perché la meditazione non significa cambiare o migliorare. Tutt'al più significa accettare, cioè io inizio ad accettarmi per quello che sono. Quindi semplicemente inizio a vedere che la mia mente è piena di schemi, quindi non c'è, diciamo, mi osservo. Tra virgolette, il cambiamento può avvenire attraverso proprio l'accettazione Di questa mia di questa situazione. mia situazione, cioè è come se mi togliessi una maschera. Io sono una persona sempre allegra, non è vero, qualche volta mi arrabbio, non è vero, qualche volta sono triste. E poi c'è anche una fase di accoglienza. Per questo è importante, durante un percorso di conoscenza, per esempio del counseling, è importante fare meditazione, perché solo con il counseling, a mio avviso, anche per quella che è stata la mia esperienza, io posso spesso e volentieri continuare ad autoingannarmi che non provo determinate cose. Quando entro in uno stato di meditazione, io entro in contatto con tutto questo. Entro in contatto con le mie tensioni corporee, entro in contatto con le emozioni non espresse, che possono veramente essere anche di gioia, perché ci sono anche delle persone che, Sono contento e non lo sanno. no, che non vogliono essere contente, dettate anche un pochino, diciamo, da una religione che, come dire, favorisce le persone che soffrono. Spesso e volentieri diciamo: ah, io non mi sento, di essere contenta, essere felice. Anche qualche volta, quando siamo vicino a delle persone che sono sofferenti, ci sembra brutto, Esatto, no? che ci sono tante persone che soffrono, come posso io essere felice? E quindi ci sono persone che si negano alla possibilità di essere Certo, felici certo. perché si trovano in un contesto magari particolare di persone sofferenti. E quindi è un valido supporto poter. Ti faccio un'altra domanda. Allora, prima di tutto, no, facciamo prima quest'altra perché più, più
quando si fanno questi corsi, quando faremo questi corsi di meditazione, quanto dureranno? Sia la giornata sia il corso. Allora, la meditazione, può essere, diciamo, le meditazioni che propongo io, sono delle meditazioni attive, di Osho, che è un mistico indiano che, diciamo, ha, realizzato questi nuovi tipi di meditazione proprio per le persone occidentali, perché noi non usiamo proprio più il corpo, ormai andiamo in macchina, usiamo l'ascensore. Cosa succede? Noi abbiamo una grande quantità di energia nel corpo che non viene espressa e impedisce quindi al corpo di poter stare fermo. Quando il corpo è fermo lo è anche la mente, ma se noi non abbiamo modo di far uscire tutta questa energia che il corpo ha accumulato perché non la utilizza più, non possiamo entrare in uno stato di quiete. Quindi, ritornando alla tua domanda, quanto può durare la meditazione? Diciamo che potrebbe durare un'ora perché ci sono delle fasi preparatorie alla meditazione vera e propria, che prevedono comunque l'utilizzo del corpo, quindi di utilizzare questa energia, diciamo che è in eccesso, che spesso e volentieri non sappiamo neanche di avere. Infatti alcune persone dicono, no, ma io sono stanchissima, non ce la faccio. No, in realtà non sei stanca, hai semplicemente soffocato la tua energia, che se la metti in moto, anzi esce, la esprimi e dopo che l'hai espressa, anche con una danza, anche danzando, noi non siamo proprio più abituati a danzare. Anche con la danza e poi possiamo entrare in questo stato, diciamo, più di quiete meditativo e si entra con, diciamo, con un po' di tempo. Ci si può anche sedere seduti con l'aiuto di qualcuno che ti aiuta a portare l'attenzione al respiro. Quindi sempre a qualcosa che c'è nel qui ed ora, quindi io faccio attenzione al respiro, ai miei piedi che sono ben piantati per terra, è come proprio entrassi nel mio corpo, come se facessi un viaggio. Non più alle Maldive, ma nel qui ed ora, quindi nel proprio entrare in possesso di quello che è la sensazione che è il mio corpo. E quindi questo poi, nel momento in cui abbiamo fatto quest'ora di meditazione, io avrò delle... voglio capire, vado avanti, nel senso che la prossima volta che ci vediamo sono già più pronto alla meditazione, o ci sono dei vari livelli, questo vorrei capire. La meditazione è un qualcosa che accade. Ci sono persone che possono provare Tutta la vita non tutta ci la vita a non riescono. riuscirci. Ed è qualcosa che ha più a che fare con un lasciarsi andare, quindi a non stare tesi, ma quanto io sono più in grado di stare qui e lasciarmi andare a quello che accade. Posso più entrare in uno stato meditativo. Sicuramente tante volte ci proverò, tanto più ci riuscirò. Però è un qualcosa che non possiamo sapere, cioè noi possiamo soltanto creare la condizione affinché questa cosa accada. Ovviamente è come dire alzerò mai un peso Dicendo di chili. 100 kg, vai in palestra e inizia ad allenarti. Più ti allenerai e più le probabilità di alzare quel peso. Quindi comunque ci saranno vari incontri, non è che è un incontro di meditazione. Sì, Cioè le persone bisogna, possono venire più sì, volte. anche perché in realtà le persone, cosa succede? All'inizio è anche bello, da un momento di relax, che siamo sempre affannati, andiamo avanti e indietro, ci fermiamo un attimo, ma io più medito e più inizio a vedere tutto quello che c'è dentro di me e spesso e volentieri mi posso anche spaventare di quello che vedo. Certo, Mi può come anche iniziare a non piacere, perché poi cosa succede? Che inevitabilmente cambierà qualcosa al mio esterno. Mi accorgerò che a quella persona io volevo dire no, e invece io sono abituata a dire sì, ma quella persona si aspetta da me un sì. E quindi iniziare a prendere coscienza e certo. consapevolezza che io mi sto, tra virgolette, mentendo e sto mentendo all'altro, Vabbè, significa poi ognuno comunque. deve prendere dei provvedimenti al limite di affiancare alla meditazione qualcosa, se vuole,
cercare poi di cambiare queste cose. Sì, infatti. Certo. Infatti per questo è un supporto, perché spesso le persone vogliono cambiare, però non si conoscono a sufficienza. Certo. Per poter... Ma per esempio, io che faccio la meditazione per la prima volta e ci stanno altre quattro persone che la fanno da 10 volte, ci sono di problemi? No, non c'è alcun problema. È bello Posso meditare... dare fastidio? No. È un qualcosa che va più a braccetto col non sforzo, cioè semplicemente io non mi sforzo di fare niente. Se sono seduta e inizio a entrare in confidenza con me. Se proprio una persona dovesse avere un disagio, può decidere di smettere di fare meditazione. Di andarsi. E anche spesso e volentieri mi è capitato, le persone dicono: ah, ma io non stavo meditando, però ho sentito il rumore della signora del piano di sopra. Perfetto, perché quella è una cosa che ti sta ancorando nel qui ed ora. Sì. Se adesso, per esempio, se stai passando un pullman, noi non lo sentiremo perché siamo molto impegnati nella conversazione e quindi... Non, è come se ci perdessimo tutto quello che sta accadendo. Invece con la meditazione significa proprio essere qui, quindi ben venga anche il rumore, ben venga anche che c'è qualcuno che si alza e se ne va, perché vuol dire che mi sta facendo essere qui presente nella stanza con quello che c'è e mi fa allontanare da quel fantasticare qualcosa che non c'è. Va bene, quindi praticamente come vorresti organizzare? Mi farebbe piacere organizzare sicuramente tramite la Onlus, certo. Quindi magari di decidere degli appuntamenti. E... Puoi scrivere qualcosa sulla Onlus dove chi vuole ti può contattare direttamente? Sì, allora... sul gruppo Salute in Collina di Facebook? Certamente, allora metteremo un volantino con... Lo metteremo nel volantino della Onlus, però... Tu stimola le persone in modo che, perché questa spiegazione che stiamo dando sicuramente qualcuno la vedrà, ma ci saranno anche persone che sono solo curiose, quindi forse è bene che possano parlare anche con te. Sì, allora innanzitutto se stimolare anche la curiosità, venire anche soltanto per essere, diciamo, curiosi per vedere, certo. È già un buon inizio, perché certo. Vuol dire che comunque... qualcosa dentro di me, come dire, si sta muovendo e quindi sono portata in quella direzione. Io mi ci sono trovata un po' per caso, perché durante un gruppo di terapia il terapeuta disse: senza la meditazione non si lavora, e io dissi: va bene, ok, fui un po' trasportata, però dopo con il tempo ho capito invece quanto fosse importante quella cosa, per cui anche trovarsi, diciamo per caso, in un momento di meditazione già può essere comunque un buon inizio, perché c'è qualcosa che ci ha spinto in quella direzione. Allora, tramite la Onlus scriveremo quindi sulla pagina Facebook magari qualche notizia in più. Esatto. Quindi adesso l'abbiamo detto a voce, però sicuramente ci può essere una descrizione o qualcosa che può, diciamo, ma soprattutto risponderai stimolare. Alle domande. Certo, con molto piacere, qualsiasi tipo di domande, ci sono vari tipi di meditazione, ovviamente io non le conosco tutte, ne ho praticate alcune e come ho detto comincerai prima... Comincerai a parlare di quella che vuoi fare tu. Sì. È ovvio, perché rispondere di cose che non sappiamo... No, ce ne sono tante, io e quelle che ho sperimentato in prima persona che mi hanno apportato proprio dei benefici, perché quando iniziavo a praticarle le persone dicevano: ma dove sei andata alle terme? Perché magari cambiavo completamente anche l'espressione del viso, era più piacevole magari anche stare con me, perché molte cose le risolvevo da sola, no? Perché noi poi siamo molto portati, abituati a chiedere agli altri, tra virgolette, di risolvere quelle cose, certo, che sono del nostro mondo interiore. Invece con la meditazione spesso si riesce. Sì. Benissimo, benissimo. Allora, siete tutti invitati a venire sul gruppo di Facebook Salute in Collina, a informarvi e, nel caso siate interessati, a iscrivervi a questi gruppi che faremo quanto prima, sempre di venerdì o mattino pomeriggio, in successione con i gruppi di autoaiuto. Quindi ringrazio Flavia. Grazie a te dell'opportunità. Ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato.
e alla prossima. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano.